Con la nuova ondata delle sottovarianti Covid, è sbagliato attendere l'autunno. Potrebbe essere troppo tardi per anziani e fragili. E l'appello al TG8 del professor Parruti, preoccupato dal flop delle quarte dosi. In aumento, infatti, i casi Covid a causa delle sottovarianti altamente contagiose, Omicron 5 in particolare, ma di contro diminuiscono le vaccinazioni con la quarta dose. Questo perché i più vogliono aspettare il vaccino in autunno, di cui si parla tanto, che avrebbe un più ampio spettro di protezione da varianti, ma si sa, il Covid è subdolo e non attende. Per questo il direttore del Covid Hospital di Pescara, nonché dell'unità operativa complessa di malattie infettive dall'ospedale cittadino, si esprime chiaro e forte. Allora, grazie di questa domanda perché la trovo estremamente importante. Noi in questo momento, per fortuna, non ce l'aspettavamo come comunità scientifica, abbiamo la certezza che una ripetizione di quarta dose nelle persone più suscettibili, ma in generale su tutti, determina una riduzione dei rischi di esposizione alle varianti Omicron, a tutte le varianti Omicron, perché questo è stato dimostrato negli studi fatti sia in Israele e negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. In altri termini, la quarta dose funziona non solo riducendo la gravità dell'espressione della malattia, ma in alcune situazioni, per le prime settimane dopo l'esposizione alla quarta dose, riduce addirittura anche la possibilità che ci si infetti con il virus, si diventa addirittura refrattari, l'immunità innata ferma il virus nel naso e nella bocca. Allora, in questo contesto, perché aspettare? Noi abbiamo nelle mani adesso un vaccino che è stato sperimentato e che è efficace come, quando ripetuto come quarta dose. Perché indugiare? Sul vaccino in autunno, in cui molti sperano che potrebbe proteggere da più varianti Covid, il professor Parruti chiarisce. Allora, tutte le forme di rinnovata sequenza che saranno utilizzate chiaramente vanno sperimentate perché potrebbero avere qualche effetto collaterale in più. E da questo punto di vista garantiranno una copertura sicuramente maggiore, sperando che la loro sicurezza sia sovrapponibile nei confronti delle variabili, anche delle varianti e delle variabili anche future del virus. Ma fondamentalmente quello che rimarrà sempre è che l'immunità vaccinale da questo vaccino sarà purtroppo di durata breve. Allora, il problema è bilanciare, diciamo, l'attesa nei confronti di un vaccino migliore, che comunque ci coprirà per un anno, verso l'utilizzo invece, se abbiamo l'indicazione, non appena l'indicazione verrà posta, per chi non ce l'ha ancora al momento, alla quarta dose che può ridurre i danni oggi. Ecco, quindi io spingo fortemente perché non ci sia un rinvio di ciò che si può fare oggi, in modo da dare più spazio nell'ambito anche del sistema sanitario a tutti gli altri quando l'indicazione alla quarta dose sarà allargata.